aperta. Da nord a sud ecco una carrellata di norme bizzarre. Si va dal divieto di pettinarsi in strada a quello di stendere i panni fuori dal balcone. Lei è contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia a un nel settore preferenziale di ZA di guida a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassa violente vietata al traffico soprattutto con il tanto logorroico quanto fantasioso Gigi Proietti travestito da vigile si arrampica sugli specchi pur di giustificare una multa. Gigi del codice della strada sono 47.500 lire per la vita. Non mi arresta, pago subito. Ma la realtà spesso supera la finzione, così a Palermo per essere sanzionati basta molto meno. Per strada ci si può pettinare, per le capre obbligatoria la museruola e per gli innamorati vietato esibirsi in serenate. Roba d'altri tempi, penserete, e infatti nel capoluogo siciliano sono in vigore ancora norme del 1935. Non a Castellammare, in Campania, dove è datato 26 ottobre 2010 un regolamento che ha fatto molto discutere. Castellammare non l'aveva mai avuto. Se ne sentiva il bisogno, ce n'era bisogno per cominciare a dare ai cittadini delle coordinate di comportamento in maniera tale da poter garantire a tutti il rispetto individuale. Tra i divieti contenuti nel testo della Polizia Urbana Stabiese è quello di somministrare qualunque tipo di alimenti ad uccelli selvatici, in particolare a piccioni e a gabbiani. Dai camerini dei negozi si può uscire solo dopo aver rimesso i propri abiti del tutto in ordine ed è proibito proferire in luogo pubblico bestemmie, parolacce o frasi offensive. Sono d'accordo in questo, ha dato una disposizione e penso che sia giusto rispettarla. Se una persona che osserva il galateo sicuramente non lo farebbe mai. Però chi non lo osserva viene punito, viene sanzionato. Essere punito deve essere educato. Questo è più civile forse, penso qua più civile qua in Campania. Anche stendere i panni fuori dalla finestra è vietato per non sminuire, si legge nel regolamento, il decoro dei palazzi. Anzi, io sarei proiettato verso balcone e balcone. Mi piace proprio il colore del sud, questo fa parte del della nostra cultura proprio. Il balcone, da quando è virtuoso, è una cosa bella e utile, anche simpatica, ma quando è fine a se stesso non serve alla dignità di una città e alla convivenza civile. E per me ci stanno altri problemi, il lavoro, i cantieri. Problemi con la disoccupazione, la delinquenza, la camorra, le droghe che circolano qui in città. Su questa ordinanza gli abitanti di Castellammare sono divisi, ma di leggi bizzarre il nostro paese pullula al sud come al nord. Ad Ardenga, in provincia di Savona, una norma limita l'apertura dei locali dove si vendono kebab. Attenzione anche a sostare in camper, furgone con attrezzature da campeggio a Mariano Comense. Salernitano, vietati nani da giardino, brontolo, pisolo, mammolo e gli altri quattro sarebbero colpevoli dell'alterazione dell'ambiente naturale. A Saluggio, in provincia di Vercelli, bando al lancio del riso ai matrimoni per festeggiare gli sposi in meglio e petali di rosa, così da rispettare e tutelare un elemento vitale ed importante della vita umana come il riso. In Sardegna, ad Ossi, no alla raccolta selvaggia delle lumache a rischio di estinzione. La fantasia dei sindaci, insomma, sembra non avere limiti. Ma tornando a Castellammare, nei mesi successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è cambiato qualcosa? Miglioramenti non ne vedo, però purtroppo nel napoletano, quando ci sono delle coercizioni, forse, qualche lieve miglioramento nel lungo periodo si possa verificare. È diventato peggio, non ho visto niente di miglioramento qua. Però è uguale, come era prima adesso. C'è più rispetto e più